c'era Neffa che diceva: io sono il numero zero, faccio i diffidenti quando passa lo straniero. E per me era io quello sono che mi rappresentava. Numero zero, faccio i diffidenti quando passa lo straniero in sclero. La musica è stata fondamentale nella mia vita, perché comunque, a partire dalla musica rap, era una musica aggressiva. Io vivevo un periodo da piccolo alle medie, elementari, in cui ero molto arrabbiato perché non capivo perché mi trovavo qui, se questo non era il mio paese, e non capivo perché i miei genitori mi avevano portato qui, perché non... c'è stato un momento in cui avevo anche dimenticato di essere nato qua, e la musica mi ha aiutato tantissimo. Lo scrivere è iniziato quando ero piccolo, perché comunque io vivevo una situazione economica difficile e i miei genitori non potevano portarmi in vacanza, e quando tornavo a scuola c'erano sempre i temi dove sei stato per le vacanze, che regali hai ricevuto, e quindi ero obbligato a inventarmi, a immaginare. Allora, il libro si chiama Fuori piove, dentro pure posso prenderti, editato dalla Mondadori, uscirà il 3 febbraio. E il libro vuol dire, il titolo vuol dire Fuori piove, dentro pure, è una frase fatta. Mia madre mi ha sempre detto che c'è sempre un lato positivo nelle cose. E io quando vedevo la pioggia, quando ero piccolo, non pensavo che fosse qualcosa di negativo. Molte persone la vedono così. Io pensavo fossero lacrime di gioia. E quindi pensavo, cavolo, se fuori piove, dentro pure è fantastico. Passo a prenderti è legato a mia madre, che lei è andata via 4 anni fa, è andata a vivere in Angola, perché comunque non ce la faceva più stare qui. E quindi io ho iniziato a scrivere anche il libro perché volevo cambiare la mia situazione economica. Anche questo volevo fare. E quindi è, se le cose vanno bene, posso prenderti. Ti racconto anche una storia d'amore contrastata da persone che non hanno capito e che non hanno visto oltre. Prima di viverla sulla mia pelle non pensavo fosse così diffuso il fatto che al giorno d'oggi ci sono persone che non possono stare insieme perché nere o perché bianche o perché cristiane o perché musulmane. Mi ci sono ritrovato dentro. Quando ho iniziato a scrivere il libro l'ho fatto anche perché volevo un riscatto. Dimostrare a determinate persone che non mi hanno considerato tale che io sapevo fare qualcosa. Ho sofferto perché non riuscivo a trovare una soluzione, no? È un po' come quando vuoi uscire da una stanza ma non ci sono delle porte, come fai? Nella mia posizione. Io quando andavo a scuola da bambino, la gente nella classe mi chiamava marocchino, terrone, muto. Sai, quando ero piccolo, alla prima domanda, come ti chiami Antonio, la seconda era sempre, ma ti trovi bene qui? E io mi trovavo un po' spezzato perché comunque io sono nato qua e non sono mai stato da nessun'altra parte. In Italia esiste l'intolleranza. In Italia esiste l'intolleranza. Il razzismo è qualcosa di istituzionale. Le leggi creano il razzismo. In Italia esiste l'intolleranza. Le persone non sono tolleranti. Non tollerano il fatto che Antonio, che è di Stefano, magari possa fare lo scrittore solo perché è di seconda generazione. Tu sei migrante. Sei uno scrittore migrante. C'è l'intolleranza ed è una cosa brutta. C'è poca memoria. Perché gli italiani comunque hanno emigrato tantissimo in cerca di lavoro. Credo che ci sia questo, intolleranza e poca memoria. Ragazza che mi viene in mente adesso, c'eravamo abbastanza amati, delle luci da centrale elettrica. È una canzone bellissima, parla di un incidente stradale e lo capisci solo quando poi te lo spiega lui. Se no sembra veramente un viaggio bellissimo di due persone che si amano e si sono lasciate. I capelli dei fiori, di camomilla dei fiori, diventavano rossi, tuoi 23 anni, miei 26 anni. La radio hanno detto che i nostri corpi hanno causato solo alcuni rallentamenti, tuoi 23 anni, miei 26 anni. Voglio andare in Africa perché comunque mio padre me l'ha sempre raccontata. Io e mia madre avevamo un negozio di alimentari a Ravenna, si chiamava Stella d'Africa, ed era il primo negozio di alimentari a Ravenna. E io lì dentro ho scoperto l'Africa. Ho imparato a conoscere le varie tradizioni, i vari paesi, perché l'Africa è semplicistico, no? Dire Africa. Ci sono tante cose in Africa. Io voglio andarci perché mio padre mi ha attaccato questa cosa, il mal d'Africa, no? Forse credo che sia questo quello che voglio fare nella mia vita. Andare dove mio padre è nato, perché mio padre mi ha sempre raccontato, lui è di Uige, che è nel nord dell'Angola, mi ha sempre raccontato come era bella Uige e come è stata distrutta dalla guerra. Mi piacerebbe andare a Uige e poter essere d'aiuto per ricostruire quell'Angola che mio padre si ricordava da bambino. Quindi sì, credo che ci resterò. L'Italia mi piace tantissimo, ti dirò. Io sono nato qua, però credo di averci vissuto 22 anni e di aver vissuto anche male. E io voglio vivere in un paese dove sono invisibile. Sono stufo ogni volta di dover giustificarmi, di dover far capire che sono bravo, solo perché magari in Italia si fa di tutto in buon fascio, no? E io non sono stufo di vivere giustificandomi tutti i giorni. Voglio andare in un paese dove io sono invisibile. Il razzismo
è quando qui Antonio Di Caio Di Stefano può scrivere un libro quando vuole e dall'altra parte del mondo ci sono ragazzi che non hanno mai visto un libro. Questo è vero razzismo. E questo razzismo si può combattere se si vuole combatterlo. Voglio insegnare che la diversità è un vantaggio, che io da piccolo parlavo il Lingala, che è una lingua che si parla in Congo, capivo il francese e parlavo bene l'italiano. E quando ero piccolo pensavo fosse uno svantaggio, perché non parlavo mai il Lingala di fronte ai miei compagni, perché avevo paura che mi prendessero in giro. Solo più avanti ho capito che era un vantaggio. Io so più cose di voi. C'è un'intervista bellissima di questa bambina, questa giornalista americana che fa questa bambina e gli dice: ma noi come possiamo fare per aiutarvi? La bambina la guarda e gli dice: dovete andarvene via. E io credo questo, perché comunque si pensa che bisogna aiutare l'Africa. No, l'Africa bisogna lasciarla stare. Loro, gli africani, devono aiutare l'Africa, come poi gli italiani hanno costruito l'Italia. C'è molto astio in giro, la gente è stanca anche a causa della crisi. Io ho paura di questo, ti dirò. Per questo dico andiamoci, perché non vorrei che qualcuno ci rimettesse la vita. Questo è un paese dove l'integrazione è fallita, però a me mi hanno sempre insegnato che il mondo ha bisogno di esempi. E io voglio provare ad essere un esempio per chi comunque si trova in difficoltà e vive e ha vissuto crisi di identità come le ho vissute io.